del canale Casa Superstar, Manta, impasta e miscela. Oggi parliamo della planetaria. Cos'è la planetaria? Che serve la planetaria? Perché la planetaria? Io stessa, prima di avere la mia prima planetaria, tanti e tanti anni fa, pensavo che fosse del tutto inutile, perché obiettivamente dicevo, ma io so impastare, impasto a mano. Montare a mano io non so montare, ti dico la verità, ma ho visto gente montare a mano. Ma io non ci sono mai riuscita, se ti devo dire il vero. Però montare, esistono diversi strumenti grazie ai quali si può montare. Miscelare si vince facile, non parliamone. Poi mio padre, un Natale, mi ha regalato una planetaria, di quelle che, senza infame e senza lode, che ha lavorato e che ho fatto lavorare per anni. Però era di quelle planetarie che si trova allo Shank e costano poco, ecco, non era niente di particolarmente né bello né potente. Ma quella planetaria mi ha fatto cambiare totalmente idea sulla planetaria. E ovviamente quando prepari una torta, no? Cioè, un pan di Spagna semplice oppure una torta soffice al cacao. Io ho cominciato a notare la differenza tra quella che preparavo io e quella che preparavano gli altri con la stessa identica ricetta, perché capita tra amici quando siamo a casa, le serate, ci scambiamo le ricette. A me venivano decisamente diverse. Con il tempo e con il fatto che io negli anni ho cominciato a cercare, ho cominciato ad approfondire cose del genere, ho scoperto perché. Anche per quanto riguarda gli impasti, io sono un amante degli impasti a mano, ma la planetaria è la planetaria. Allora, quando si acquista una planetaria è ovvio che ci sia il corpo macchina, dove c'è un motore, che è un motore molto potente, perché se tu consideri soltanto che per certi tipi di impasto, ti parlo dell'impasto del pane, l'impasto della pizza, bisogna impastare come minimo 10 minuti, la planetaria deve essere in grado di poterlo fare e non perdere mai potenza, quindi il motore è potente, che è la parte superiore della planetaria solitamente. A questo corpo macchina va ancorata la ciotola, il recipiente. Esistono diversi tipi di recipiente, esiste quella in Pyrex, il mio è con in acciaio. Semplicissimo, ma mi riprometto di acquistarne una in Pyrex. Solitamente la capienza oscilla tra i 4 litri, 4 litri e mezzo, 5 litri. Visto che c'è qualcosa da 5 litri e mezzo, io direi per me è un po' eccessivo come recipiente, però. Frusta, che serve per montare, e va bene per quei tipi di impasti liquidi o semiliquidi. Per alcuni tipi di torta va utilizzata la frusta, quando abbiamo bisogno di inglobare molta aria. Ecco la differenza tra un impasto con la planetaria e un impasto senza la planetaria. Quanta aria riesce ad inglobare questa frusta con la potenza costante che riesce a mantenere. Ovviamente si monta la panna, si montano gli albumi, si montano uova con lo zucchero, alcuni tipi di impasti, quindi liquidi e semiliquidi. Foglia o frusta? Sta piatta. In tante ricette americane, perché io bazzico molto blog americani e forum americani, viene detta pure gancio a cappa. Ok, perché tipo c'è una cappa, non si capisce come metterla. Comunque questa cosa qua sembra una cappa. Allora, questa puoi utilizzarla per impasti che non sono né troppo duri né troppo morbidi. I confusi. Favolosa per pasta frolla, pasta brisè, pasta fresca. Io ho condiviso una video ricetta sulla pasta fresca con farina di piselli, quindi la pasta proteica. Guarda, da quando io ho questa planetaria nuova, mi viene che è una meraviglia e ci impiego niente, metto tutto lì e fa tutto solo. Con questa preparo anche le farciture per le torte o per alcuni tipi di tortini che faccio, sia dolci che salati. Con questa preparo anche il polpettone, l'ultima, che forse è quello più utilizzata, perché tante persone acquistano la planetaria solo esclusivamente per gli impasti dei lievitati. Questo è il gancio. Con questo gancio vengono degli impasti spettacolari. Allora, la planetaria viene detta planetaria perché fa un movimento rotatorio come i pianeti, ecco. Ci si poteva arrivare a questa. Tanto tempo io obiettivamente ho pensato che non fosse utile come elettrodomestico, ma se si è amanti della cucina, gira e rigira si utilizza la planetaria, perché come vedi non la utilizzo soltanto per impastare la pizza o il pane e montare gli albumi, io lo utilizzo anche per preparare il polpettone. Come elettrodomestico in realtà è abbastanza versatile, ma oltre ad essere versatile io trovo pure molto pratico, della serie metti tutto qui, si sporca solo qui. Bada, non è un video planetaria contro altri tipi di robot da cucina che cuociono anche. La planetaria è un mondo a parte, la planetaria è un'altra cosa, ha altre funzioni, ha altri scopi. Secondo me metterli a paragone è utile, ma non tanto. Esistono le planetarie che poi cuociono anche, ma non è il caso di questo video. Poco fa ti parlavo della frusta a filo e di come la frusta a filo riesca a inglobare decisamente più aria delle fruste a mano o dello sbattitore elettrico.
Questo è un frullino, veramente, però fammelo passare. La planetaria riesce a garantire continuità, costanza nella potenza. Quando si sbatte a mano, no, ci si stanca. Quando si usa un frullino, come ti ho fatto vedere, o un altro tipo di sbattitore, idem. Il motore della planetaria è decisamente più potente. Ecco per la prima grande differenza. No, vabbè, ma io sul frullino. No! L'aria che ingloba questo strumento non può essere messa a paragone a questo. Il risultato è che quello che noi montiamo è decisamente più omogeneo, decisamente più spumoso, decisamente più compatto. Con una frusta come questa, frusta piatta, io qualche tempo fa ho condiviso una video ricetta sui canestrelli. La ricetta dei canestrelli, mica da fagiolo, perché è una ricetta che viene detta anticamente la ricetta delle mani fredde, perché quando il burro si riscalda troppo è un problema. Infatti io segnalo nel box info proprio di quel video, prova a non impastare a mano, che se impasti a mano non è detto che ti riesca al primo colpo. Se hai una planetaria, utilizza il gancio a foglia. Io sono riuscita a fare i canestrelli solo da quando ho la planetaria e utilizzo questo gancio, perché a mano non mi venivano mai. Io metto il gancio in frigorifero, ma anche certe volte la ciotola, il contenitore, in frigorifero prima di impastare, quindi l'impasto rimane freddo. Stessa cosa vale per la pasta brisè. Oltre a impiegare un quinto del tempo, il movimento è costante e l'impasto viene a dir poco perfetto. Io adoro impastare i grandi lievitari, a me piace da morire. La cosa è questa: se vuoi un impasto fatto bene, devi impastare minimo per 10 minuti. Allora te lo dico così, quando sono molto stressata impasto a mano, mi vengono pure niente male. Sfogo. Tra l'altro io trovo pure veramente rilassante impastare, quindi non mi pesa. Ma per il principio che ti dicevo prima, intanto la praticità di mettere tutto là dentro e fa tutto solo. La planetaria ha diversi vantaggi, il gancio. Il gancio è uno di quei vantaggi. Le presente quando viene suggerito di prendere l'impasto e di sbatterlo con forza contro un piano? Sai cosa serve quella cosa? Ad eliminare l'aria. All'inizio del video io ti dico, questa ingloba aria. È vero, in certi momenti ci serve l'aria inglobata. In un impasto come pane e pizza, l'aria prima della prima lievitazione va eliminata, ecco perché si sbatte in questo modo. Eliminando l'aria, o riducendola drasticamente, ecco, la lievitazione sarà decisamente più omogenea. La conseguenza è che l'impasto risulterà decisamente più elastico. Ti sto dicendo tutto questo perché quando il gancio gira e comincia a impastare, sbatte contro le pareti della ciotola. Sbatte. E certe volte senti ton 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 ton. A volte si incorda. Si incorda vuol dire che l'impasto sale per il gancio e si raggruppa in tutto quanto il gancio. Cioè il recipiente rimane vuoto, pulito e tutto l'impasto attorno al gancio. Si è incordato l'impasto. Tendenzialmente potrebbe essere pronto. Io lo scordo, non nel senso che me lo dimentico, lo scordo nel senso che lo faccio scendere dal gancio, lo faccio ritornare nel cestello e faccio ripartire la planetaria a media potenza. L'impasto continua a sbattere e continua a perdere aria. Volendolo puoi utilizzare anche come tamburo. Ecco perché io continuo a sostenere che l'impasto fatto a mano e poi sbattuto o fatto con la planetaria non può essere minimamente paragonato ad altri tipi di impasti fatti con altri tipi di robot da cucina. Il modo in cui si ingloba l'aria, il modo in cui viene sbattuto non può essere messo a paragone a un altro tipo di struttura, come dire, quando si amalgama. No, là si amalgama. E io là, se tu mi dici sto amalgamando, ti dico sì, è vero, stai amalgamando. Ma con la planetaria non si amalgama, si impasta. Eppure è vero che secondo me un buon segreto per una buona lievitazione è fare le pieghe. Io ne parlo continuamente delle pieghe. Perché eliminare l'aria e quindi farlo sbattere contro le pareti significa far lavorare meglio il lievito. Si deve sforzare di più per lavorare perché non sta trovando aria, quindi si sforza di più e gonfia un po' di più ed è più elastico. Se poi noi facciamo anche le pieghe, e mi sa che mi sparo un video proprio solo sulle pieghe, se noi facciamo pure le pieghe e creiamo la gabbia, e viene un impasto bomba. Per quanto riguarda la potenza, secondo me l'impasto chiede la potenza. Non so come altro spiegarlo, nel senso che se io sto montando e utilizzo una frusta a filo, la potenza sarà alta. Comincio piano, altrimenti si fa un papocchio, ecco, diciamo che esplode, comincio lentamente, mano a mano aumento la potenza. Non arrivo mai al massimo, ma la tengo alta. Se sto impastando e quindi uso il gancio, io non vado mai oltre la potenza media. Anche perché
perché spesso e volentieri, come dicevo, gli impasti sono impasti molto lunghi e la velocità media secondo me è perfetta. Stessa cosa vale per la foglia, velocità media. La mia planetaria è una KitchenAid modello Artisan. Solitamente la lavo mettendo nel cestello dell'acqua tiepida ma un po' più calduccia del solito, ecco. E per quanto a me non piaccia moltissimo l'odore, metto un goccio di aceto e metto anche gli accessori dentro. Metto l'acqua nel cestello, metto il gancio al suo interno con l'acqua e aceto e lascio una mezz'oretta. Poi passo la spugnetta ed è pronta. Per gli accessori KitchenAid ho letto nel manuale che è sconsigliata la lavastoviglie. Di planetari in commercio se ne trovano di tutti i tipi, modelli, di prezzi, ormai veramente è molto facile trovarle. L'unico suggerimento che io ti do è di prediligere le planetarie con il cestello in acciaio o in Pyrex. Quelle con il contenitore e il cestello in plastica, evitarle, perché è un accessorio che ti accompagna per tantissimi anni e a forza di lavarlo, di grattarlo, potrebbe graffiarsi e trattenere. Quindi l'unico consiglio che io ti voglio dare è di prediligere alcuni materiali su altri. Per favore, non dimenticare di lasciare un pollice in su se il mio video ti è piaciuto. Ci vediamo dopodomani con un nuovo video. Ciao!